Giunto alla sua quinta edizione, torna anche quest'anno il Gela Jazz Festival. L'evento si terrà dal 5 all'11 settembre all'Eschilo Lab. Il Gela Jazz Festival rientra tra le manifestazioni estive promosse dal Comune. Una serie di eventi che dal punto di vista dell'amministrazione comunale consentono ai turisti di poter permanere qui per più giorni e quindi rimanere nella nostra città e quindi stimolare un'economia intorno a questo Festival della Musica. La chiesetta San Biagio è un edificio storico importante che si trova in una zona della città che viene sempre dimenticata dagli eventi e il teatro Eschilo, che invece è un vanto per la nostra città, la possibilità di avere un teatro comunale che non hanno tutte le città della Sicilia. Intanto io sono molto contenta e orgogliosa di essere riuscita ad organizzare la quinta edizione del Gela Jazz Festival e che insomma che un grande maestro Barry Harris abbia accettato di ritornare anche per la terza volta a Gela. Questa è un'occasione importantissima per la nostra città, perché avere due grandi maestri come Barry Harris e Stiep Kogut a tenere seminari e concerti nella nostra città è un richiamo per tanti musicisti che infatti stanno arrivando qui a Gela dagli Stati Uniti, dall'Olanda, dalla Germania, dall'Armenia, dalla Tunisia, dall'Austria, dal nord Italia e anche dalle città italiane tipo Palermo, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Enna. Questa è una crescita culturale, è già in atto da 5 anni e ogni anno è sempre più in crescita, si incrementa sempre di più. I seminari sono organizzati in questo modo, dalle 9:30 del mattino alle 7:30 di sera, siamo alla chiesetta San Biagio, e i concerti invece si terranno al Teatro Eschilo Lab dal 5 all'11 settembre, tutte le sere, e ci sarà un concerto con a seguire la Jam Session, dove parteciperemo tutti i partecipanti appunto al seminario. Da non perdere il concerto del 9 settembre del maestro Barry Harris.